Nome: AirPods Pro. Samsung Buds Pro. Soprannome: AirPods Buzz. Sì, Buzz Lightyear, verso l'infinito e oltre. Scherzo, ovviamente. Ma me lo auguro. Data di uscita: 30 ottobre 2019. Sei proprio vecchio. Io il 14 gennaio 2021. Impossibile. Perché, scusa, osi forse insinuare che non dimostro gli anni che ho? Descrivetevi. Prima gli anziani. No, prima le signore. Cos'è, un modo per farti perdonare lo scivolone sull'età? D'accordo, allora inizio io. Il mio design è unico, anche se allo stesso tempo riesce a mantenere dei legami con i modelli precedenti. Possiedo una forma a fagiolo con un beccuccio finale a imbuto, in modo da poter incanalare meglio il suono e soprattutto per contenere la presenza massiccia di sensori, pogo pin e microfoni. La parte esterna dei Buds presenta un rivestimento lucido in plastica con touch capacitivo e altri due microfoni con un paravento che riduce il rumore ambientale durante le passeggiate all'esterno. Tutto ciò ospita il woofer da 11 mm e il tweeter da 6,5. Ho due tratti distintivi, l'ANC e l'impermeabilità di grado IPX7, il più elevato fra gli auricolari Samsung a oggi. Però, brava, complimenti! E non è tutto, posso catturare l'audio esterno e portarlo alle orecchie amplificando fino a 20 decibel. Offro inoltre alcune funzionalità specifiche di Samsung che vale la pena citare, come la modalità vocale con Bixby e la funzione per localizzare gli auricolari tramite SmartThings Find. Sì, ma sbaglio, la tua PEC ha la qualità audio un pochettino piatta. Non è vero. Ok, sì, è vero, diciamo che la mia pecca è un po' la qualità, un po', insomma. Dilettante, guarda e impara. Il mio design non ricorda un legume, al contrario. Sono sinuoso ed elegante come una goccia d'acqua, rifinito in ogni dettaglio per dare comfort, isolamento acustico e una cancellazione attiva del rumore. Per aumentare il comfort, inoltre è possibile scegliere fra tre diverse taglie di cuscinetti in morbido silicone, ovvero large, medium e small. Sono l'unico con una cancellazione attiva del rumore, con me il mondo esterno scompare. La cancellazione del rumore si regola automaticamente 200 volte al secondo per creare un audio avvolgente che permette di concentrarsi al meglio su musica, podcast e chiamate. Interessante, ma so che c'è una fregatura. Quale fregatura? Quale fregatura? Ma cosa dici? Perché non parli della tua batteria, dai. Ok, allora, ben 24 ore di autonomia caricandomi più volte con la custodia, 4 ore e mezza di ascolto con una carica e un'ora di ascolto con 5 minuti di carica. Non male, dai. Tesoro, io di riproduzione con un solo ciclo di ricarica arrivo a 5 ore, mentre la mia custodia garantisce oltre 13 ore di funzionamento con l'ANC attiva. Spegnendo gli auricolari posso durare fino a 7-8 ore e fino a 20 ore con la custodia. Inoltre ho un'autonomia di circa 3 giorni con l'utilizzo costante di 5 ore al giorno e quasi una settimana con un ascolto occasionale. Ok, diciamo che siamo più o meno pari? No, diciamo che sono più versatile io con la batteria. Una cosa che vorreste dell'altro? La qualità audio e la sua ergonomicità. Il suo essere più versatile con la batteria. Mandate un messaggio al nostro pubblico. Potete trovare entrambi su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi neanche uno dei nostri video. Salutate! Ciao a tutti!